l'Italia, in qualche libreria, in qualche teatro, insomma, abbiamo comunicato questo tipo di. Sono tre mesi che andiamo in giro, quindi voglio dire. Abbiamo fatto. No, dato tutto. Ho interrotto, mi scusi intanto. Perdo il filo, sai, il discorso è così alto che se interrompi poi. Allora, stavamo facendo questo giro, è tanto tempo che. Perché questo libro? Perché Gian Gilberto qualche anno fa ha realizzato un primo CD dove si attraversa la canzone, il rapporto con la comicità, il cabaret, insomma, l'allegria in musica attraverso una serie di duetti con noti attori, artisti, cabarettisti, gente della TV, gente della musica. A quel disco ne è susseguito un altro e per cui adesso siamo a un doppio CD, che è la confezione che vedete, con 25 canzoni che attraversano praticamente tutto il Novecento fino ai giorni nostri e raccontano con una panoramica esaustiva, anche se ovviamente ci rimane fuori tantissimo, quello che è stato la dinamica tra la canzone e la comicità, tra l'artista che canta e qualche cosa che comunque sollecita il riso, il buon umore e viceversa. Gian Gilberto questo l'ha fatto non da solo, perché sarebbe stato troppo facile, ma unendo dei duetti su canzoni celeberrime, per cui in questo disco tra l'altro sentirete un duetto di Gian Gilberto con artisti come Enrico Bertolino, Monio Vadia, Laura Fedeli l'abbiamo citata, Enzo Iacchetti, Flavio Reglio, Stefano Losei e molti altri musicisti e artisti anche insoliti alla canzone. Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo è presente, Antonio Cornacchione è presente, poi ci sono anche le Storie Tese, Nanni Svampa, insomma c'è una scelta che attraversa la storia della canzone e dello spettacolo legando diverse generazioni tra di loro. Questo è anche un intento ovviamente divulgativo, in qualche modo capace di fare storia e cronaca di un genere che poi è nelle orecchie di tutti noi, magari inconsapevolmente. Molte di queste canzoni sicuramente le avete canticchiate, fischiettate, le avete riconosciute attraverso un ritornello, ma è difficile dire chi l'avesse scritta, chi l'avesse cantata per la prima volta. L'ultima volta è stato lui a cantarla, perché in questo CD che è freschissimo di stampa ci sono tutte nuove reinterpretazioni, nuovi riarrangiamenti, quindi una rilettura pensata e studiata sul repertorio ampissimo. A tutto questo, visto che il solo canto, la sola versione su CD poteva non bastare, si è pensato di associare questo libretto che legge per la prima volta, perché altrimenti non c'è motivo che te lo stai continuando a guardare. Ci sono modi diversi, così scrive Enzo Gentile nella prefazione, che bello, bravo Enzo. Ci sono modi diversi per far ridere e associare la scrittura alla recitazione o al canto ha trovato spesso ampi riscontri dal mercato come dal pubblico di ogni estrazione. Comicanti.it diventa così una panoramica sulla realtà italiana in trasformazione, un modo per mettere a fuoco la produzione e il ruolo degli artisti e dei motivi entrati nella selezione del doppio CD. Ma si ripromette anche di operare un'analisi molto più ampia. Insomma, è un'opportunità per fotografare un pezzo d'Italia e un clima cui nei momenti di crisi e ci siamo. Ci si rimanda per una meritata forma di sollievo, di conforto o di alleggerimento, con uno slogan: canta o ridi che ti passa. Mi commuovi. Questo è l'incipit di un libro di 100 pagine che è molto diverso da quanto solitamente accompagna i CD, che sono quei fogli un po' sciolti, insomma, si perdono volentieri. Questo invece, grazie anche alla casa editrice che l'ha pubblicato, è un accompagnamento che non è proprio di pari passo al CD, ma è una specie di storia che ovviamente racconta e vorrebbe essere approfondita analisi
di quello che è stato il rapporto tra la città e la canzone, partendo dagli inizi del Novecento per arrivare ai giorni nostri. Quindi c'è un secolo in pratica di osservazione, anche di critica, e soprattutto grazie agli archivi di Gian Gilberto che sono straordinari, una documentazione su personaggi che magari facciamo fatica a ricordare, i cui nomi si perdono nella storia, ma che hanno fatto la storia. E quindi questo lavoro vuole essere da una parte di intrattenimento, da una parte molto lieve, molto leggero, dall'altra parte ha una piccola ambizione anche sotto il profilo proprio storico e di analisi, di in qualche modo documentazione. Questo è comicanti.it e lui è Gian Gilberto Monti. Grazie Enzo. O prima rispetto al primo. Ah, volete sentire qualcosa? Sì, dai. Allora, mentre Gian Gilberto prepara si omaggia con un brano e prepara quello che deve preparare, come dicevo, non c'è scaletta, sarà una sorpresa per tutti noi, pure per me, anche per Enzo, anche se ha già 3 mesi sulle spalle di presentazioni. Ecco, dicevo, vi annuncio quale sarà il prossimo piatto. E intanto questa serata è una serata molto milanese, anche per ragioni legate alla storia del cabaret, che in ogni caso riguarda l'intera Italia, perché la canzone comica nasce a Napoli, poi ha degli sbocchi nel Piemonte, eccetera. E noi nel Piemonte andremo, grazie alla casa di Nicola, presente questa sera. Ma dicevo, l'ho voluta un po' rendere anche emiliana, o se volete, se mi permettete, parmigiana. Per cui il prossimo piatto sarà un saparin di riso al marsala con una cupola di prosciutto cotto 60, non arriva da quell'epoca, ma così si chiama, che è prodotto da Branchi Prosciutti di Felino. Voi tutti sapete che il prosciutto di Parma è rinomato in quanto prosciutto crudo. Non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa, che il miglior prosciutto cotto italiano, secondo Gambero Rosso, si produce in provincia di Parma. Questo prosciutto cotto lo scoprirete sopra, completerà la cupola di riso, ed è una sorpresa. Forse in qualche modo non verrà esaltato, ma sarà un prosciutto che merita grande attenzione, è un prosciutto che merita grande attenzione. Sui tavoli avete anche qualche indicazione data al prosciutto. Quindi facciamo il video. Facciamo sicuramente il video, per cui questa non sarà l'unica sorpresa. Dopo la culaccia, il prosciutto cotto non sarà l'unica sorpresa parmigiana. Ora torniamo dalle parti lombarde. Siamo a Cantù, Gian Gilberto arriva da Milano. Vediamo quale sorpresa musicale c'è riservata. No, stavo pensando ai tempi di crisi che stiamo vivendo, no? E al fatto che adesso proprio in questi giorni stanno facendo le consultazioni. Non diciamo niente, per carità di Dio. Però, c'è un signore che a Roma nel 1939 scrive una canzone che in qualche modo prefigura un disastro che poi è veramente arrivato, e questo signore è l'inventore della canzone surreale, e in Italia tra l'altro è stato il capostipite anche del teatro musicale italiano. Si chiama Renato Rasce. Quando arriva sulla scena Renato Rasce, non ride nessuno alle sue battute, non ride nessuno alle sue gag, ai suoi lazzi, alle sue canzoncine, perché alla fine non lo capiva nessuno. Erano abituati all'avanspettacolo, alle battutacce, e quando una sera lui lavora nell'avanspettacolo e lavora a Sbarchi Lunario con Aldo Fabrizi, siamo in tema, e scrive questa canzoncina. E Fabrizi dice: ma tu sei matto, cioè cosa vuol dire questa canzone? La canzoncina si chiamava "È arrivata la bufera", non so se la ricordate. E gliel'hanno censurata, poverino. Nel 39 lui cercava di cantarla, ma gliel'hanno censurata perché il regime fascista allora diceva che questa canzone era disfattista, cioè prefigurava un conflitto bellico che mai sarebbe dovuto arrivare in Italia. Era il 1939, l'anno dopo, bam, naturalmente. E Rasce questa canzone la cantava nei rifugi, pensate. Nei rifugi, io mi ricordo i miei genitori, insomma, che l'hanno fatta la guerra, insomma, e si ricordavano di questo, perché da Porto, Rasce, questi grandi del teatro, del varietà
e del teatro musicale italiano, durante la guerra lavoravano e quando c'erano i bombardamenti andavano sotto e cercavano di far ridere la gente perché fuori era talmente un casino. E poi dopo la guerra lui ha ricominciato a cantarla ed è diventata una canzone famosissima e popolare. Ne abbiamo fatto sentire un pezzettino, se ci riesco. Vediamo, perché non so se qui funziona la magia. Belli questi.